Ciao a tutti amici lettori e bentornati a Chiacchiere tra le righe. Io sono Naomi e oggi ci intratteniamo e ci facciamo compagnia con un videotag, il primo videotag del canale. Devo dire che è stata veramente la settimana di ripensamenti qui sul canale, perché se avete visto il bookshelf tour che ho caricato mercoledì, avevo detto che non avevo intenzione di fare quel video, e questo è successo anche stavolta. In realtà sul genere di video ci siamo, volevo fare sempre un booktag, però ho cambiato idea ieri sera sul booktag da fare, perché stavo gironzolando un po' su internet e ho trovato questo booktag carinissimo che mi è piaciuto molto di più dell'altro, e quindi semplicemente rimanderò questo booktag al mese prossimo, comunque di qualche settimana, e oggi ne facciamo un altro. Il nome del tag l'avete visto anche nel titolo, è 10 fatti libreschi su di me. È un video tag molto di chiacchiera, che differentemente da altri book tag, la maggior parte degli altri book tag non ha delle domande. È un tag dove si deve semplicemente parlare liberamente. Il booktuber deve elencare 10 appunto fatti libreschi che lo riguardano, che possono essere, non so, curiosità, libri che piacciono, il suo rapporto con la lettura, cose del genere. Si lascia molto al booktuber, non ci sono vincoli particolari. Il tag è composto da appunto 10 punti, quindi insomma non sarà un video molto lungo. Ogni tanto mi vedrete abbassare gli occhi, perché ho preso qualche appunto sulla mia fedele Firefox, e quindi direi di cominciare. Fatto numero 1: io leggo pressoché ovunque, leggo a casa di altri se dovesse presentarsi l'occasione, leggo in università, leggo sul treno, leggo sull'aereo, ma non riesco assolutamente a leggere in macchina e in parte in pullman. In macchina proprio no, come anche solo guardo il libro mi viene la nausea, quindi non è proprio cosa. Sul pullman va un po' meglio, ma riesco a leggere fino a un certo punto, dopo una ventina di minuti devo smettere, perché se no mi viene la nausea anche lì. Io sono invidiosa, molto invidiosa delle persone che riescono a leggere in macchina. Pensate che durante l'estate io vado sempre a Bari da dei parenti, perché ho dei parenti lì. Il viaggio è di 8 ore, solitamente lo facciamo in macchina perché mio padre poi quando torna vuole portarsi un po' di prodotti tipici di lì, e quindi ovviamente dovremo avere una valigia solo per quello, e diventa un po' un casino portarsela dietro, e quindi possiamo riempire la macchina di cose sostanzialmente, e quindi è più comodo per questo motivo. Però un viaggio appunto molto lungo, se io potessi leggere mi passerebbe anche più in fretta, invece praticamente per distrarmi passo il tempo a sentire musica con il mio iPod, e in parte dormo, però sarebbe un po' più divertente leggere durante il viaggio, invece non lo posso fare. Fatto libresco numero 2. Ora, io bene o male leggo un po' di tutto, sono veramente pochissimi i libri che io abbia proprio odiato. Gli Antidote forse è solo uno, e ve lo dico perché è un libro famosissimo, un classico della letteratura, un libro molto molto amato, ma io appunto non capisco perché, che io ho odiato, ed è Cime tempestose della Bronte. Io l'ho veramente detestato, e dopo averlo letto mi sono affrettata a liberarmene, l'ho dato mi pare in scambio perché non volevo averci più niente a che fare. Ho odiato tutti i personaggi dal primo all'ultimo, tutti i personaggi principali, avrei dato fuoco a tutti i personaggi. Proprio li ho trovati veramente quasi innominabili. Li ho odiati tutti. Paradossalmente, secondo me, la persona più normale lì dentro è il Cliff, che dovrebbe essere il cattivo della situazione. Gli altri non so che dire, non so neanche come giustificarmi tanto l'odio che ho nei confronti di questo libro. E so che molti non saranno d'accordo, perché insomma ci sarà un motivo se è un libro così famoso, evidentemente piace, però veramente non riesco a farmelo piacere. Fatto numero 3: non mi piace non portare a termine la lettura di un libro. Mi dà veramente fastidio lasciare un libro a metà, infatti anche se un libro non mi piace, tendenzialmente io cerco di finirlo lo stesso. Poi vabbè, non mi è piaciuto, ma comunque è una cosa che mi dispiace proprio. Sono veramente pochissime le volte in cui io non abbia finito un libro. Penso sia successo 2 o 3 volte nella mia carriera da lettrice, diciamo, nella mia vita da lettrice. Uno di questi libri è stato, l'ultima volta che è successo è stato con, aspettate che ve lo prendo, eccolo qui,
Dannati di Glenn Cooper, e ci sono rimasta anche malissimo perché io ho letto La biblioteca dei morti di Glenn Cooper, che mi è piaciuto tantissimo, e prima di leggere gli altri della serie ho voluto leggere questo qui. È una cosa mia, quando c'è una serie di libri io tendenzialmente non li leggo uno di seguito all'altro perché sennò la situazione mi viene a noia e poi magari non lo finisco anche se la storia mi piace. Ho fatto questo errore con la saga di Diana Gabaldon, quella di Outlander, e infatti ho letto i primi tre uno di seguito all'altro perché mi era piaciuta tantissimo la storia e di fatto ancora non ho ripreso a leggere la saga. Mi sono presa una lunghissima pausa. Comunque, questo è l'ultimo libro che io abbia lasciato incompleto e mi dispiace tantissimo. Però insomma non mi ha preso troppi tecnicismi, mi è sembrato che servisse semplicemente per snocciolare una serie di nomi di personaggi storici famosi per farsi bella davanti al lettore, per far vedere che c'è una conoscenza della storia di qualche tipo. E non so se magari a un certo punto lo riprenderò, penso di no, comunque non al momento non ne ho intenzione. E quindi ho questa cosa, non mi piace lasciare a metà o incompleta la lettura di un libro. Fatto numero 4, sono una compratrice compulsiva di libri. Per la maggior parte i libri che io compro non sono libri che ho comprato perché sono entrata con l'intenzione di comprarli, andata in libreria naturalmente intendo, ma perché sono entrata magari per fare un giro, mi ha attirato il libro e l'ho comprato. Magari mi succede anche di entrare con l'intenzione di comprare un libro e uscire con un altro. E non vi dico l'impiegato dell'università, che disastro che ho fatto, perché c'è una Feltrinelli vicino alla mia università, che è l'Università degli Studi di Pavia, e ci passo giornalmente davanti per andare in università e è una tentazione pazzesca. Infatti nel periodo delle lezioni ho comprato un fottio di libri e infatti mi trovo con una pila di libri che ancora non ho letto e vabbè, li leggerò per carità, però insomma le mie tasche ne hanno risentito parecchio. Per fortuna ora non sono in periodo di lezioni perché sto preparando l'ultimissimo esame di preparazione della laurea, quindi non passo più così spesso davanti alla Feltrinelli di Pavia e il mio acquisto di libri si è considerevolmente ridotto, però purtroppo un'altra fonte di tentazione è rappresentata dal libraccio, perché hanno aperto un libraccio vicino a casa mia e ovviamente la prospettiva di avere dei libri a meno mi spinge comunque in qualche modo a comprare i libri, ma fortunatamente sto cercando di mantenere il controllo e devo dire che sono riuscita a diminuire molto il mio acquisto di libri, le mie tasche ringraziano. Fatto numero 5, caratteristiche del libro perfetto. Caratteristiche che ha un libro che lo rendono secondo me molto appetibile, che mi predispone a leggerlo molto volentieri, diciamo. Questo ovviamente non significa che i libri che non hanno queste caratteristiche non mi piaceranno tassativamente, però diciamo mi piace di più se ha queste caratteristiche. Ovviamente questo modello risente molto dei miei gusti di lettura del momento. Allora, per esempio, in questo momento io sono molto presa con i romanzi storici, un genere che mi piace molto, ma in questo periodo in particolare, quindi romanzo storico, con delle descrizioni che siano presenti, ma non eccessive, perché poi si rischia di diventare noiosi, con un contesto storico fatto come si deve, anche qui cercando di non essere particolarmente prolissi, con la capacità di parlare di argomenti importanti, situazioni serie e quant'altro, senza annoiare il lettore. Sì, e di parlare anche di argomenti importanti, tematiche importanti, non so, faccio un esempio, il tema della schiavitù, il tema dello sciopero, cose del genere, riuscendo a catturare il lettore coinvolgendolo senza annoiarlo, che è una cosa che si rischia di fare. E poi in ultimo, che è una caratteristica importantissima, ormai è molto difficile trovare un libro che non abbia una storia d'amore, quindi vabbè, pacifico che la storia d'amore ci sarà, ma la
storia d'amore non deve essere la ragione d'essere del libro. La storia d'amore deve esserci, ma non deve surclassare le altre tematiche. Io non amo molto i romanzi rosa e non li leggo. Quelli dove praticamente la storia d'amore è l'unica cosa che ci sia dentro il libro non mi piace. Questo mi impedisce di leggere un autore come Nicholas Sparks, che è un autore famosissimo, ma che fa dei romanzi veramente sentimentali. Ho in realtà esperienza di un libro di Nicholas Sparks, che era qui, La risposta è nelle stelle. Tra l'altro è una cosa paradossale, perché in realtà io ho visto dei film di Nicholas Sparks, o meglio, tratti da libri di Nicholas Sparks, e non mi sono dispiaciuti, ma è anche questa una cosa mia. Spesso i miei gusti di lettura non corrispondono ai miei gusti in fatto di film. Magari un film un po' più sul romantico andante, non un film, diciamo, proprio sdolcinato, ma sul romantico andante magari lo vedrei. Infatti questi film tratti da libri di Nicholas Sparks li ho in parte visti. Il mio preferito è stato Vicino a te non ho paura, oppure un genere come il fantasy, che io non leggo molto rispetto a quando ero una ragazza, leggo veramente poco. È un film che invece mi prende ancora molto in ambito cinematografico, vedo molto volentieri i film fantasy. E voi vi chiederete, è una discussione puramente teorica o hai trovato un libro che effettivamente abbia queste caratteristiche? Sì, l'ho trovato ed è al momento in realtà il mio libro preferito, quello che volendo rileggerei, infatti penso che lo rileggerò, ed è questo, cioè Nord e Sud di Elizabeth Gaskell. È un libro molto bello su una famiglia che si trasferisce dal sud al nord dell'Inghilterra. È ambientato, oh mamma, non mi ricordo, forse nell'Ottocento, massimo primi del Novecento, e tratta ovviamente il tema come il tema dell'immigrazione, quindi dello spostamento da un luogo a un altro con usi, con modi di comportarsi molto diversi, la contrapposizione canonica tra nord e sud, il tema dello sciopero, il tema della giustizia, e più precisamente è giusto punire una persona che ha fatto qualcosa perché glielo diceva la sua coscienza, e poi il ribaltamento della medaglia, è giusto fare qualcosa che va contro la legge degli uomini perché la legge della coscienza ti dice di farlo. In parte anche il tema religioso, il tema del dubbio in ambito religioso, tutti i temi trattati secondo me molto bene, in modo non noioso. Vi consiglio tantissimo la lettura di questo libro. Non ho ancora letto altro di questa autrice, lo farò dopo aver superato l'ansia, perché temo di rimanere delusa, talmente mi è piaciuto questo libro. Ora passiamo al fatto numero 6. Allora, nella mia vita quotidiana io non ho delle persone con cui parlare di libri come vorrei. Questo discende in parte dal fatto che io non ho mai trovato una persona che sia appassionata di libri come lo sono io. Non che io non conosca delle persone appassionate di libri, ma non che abbiano la passione, questa passione come ce l'ho io, che dedico una lettura tanto tempo quanto le dedico io. Quando io ho scoperto la community dei booktubers e delle persone che seguono i booktubers, ho cominciato a seguire delle persone che avevano evidentemente la mia stessa passione, che riuscivano a trasmetterla nel modo in cui piaceva a me, e delle persone che scrivevano commenti e quant'altro dicendo, non so, sono d'accordo con questo, non sono d'accordo su quest'altro, ti consiglio questo libro, ti consiglio quest'altro, che è esattamente il modo di dialogare di libri che piace a me e che vorrei avere io. E quindi diciamo che in questo modo io riuscivo a sopperire alla mancanza di una persona fisica con cui avere questo tipo di dialogo. Questa è una delle ragioni per cui ho aperto il canale. Mi attira tantissimo il modo di poter dialogare in modo così approfondito
di libri, cioè non mi capita mai di mettermi a tavolino con una persona e dire parliamo di questo libro, cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto, che cosa avresti cambiato, che altri libri ti piacerebbe leggere di quest'autore, non mi succede mai. E spero di poterlo fare con voi, con altri booktubers, insomma spero di riuscire a realizzare questo mio desiderio. E fatto numero 7. So che non si fa, ma io sono il tipo di persona che dà importanza alla questione estetica per il libro, quindi alla copertina. Se entro e c'è un libro con una copertina che mi interessa, che mi piace, sarò portata a interessarmi a quel libro. Al contrario, se vedo un libro che magari pur essendo del mio genere non ha una copertina che mi piace, ci penso un po' di più, magari a quel punto mi affido alla trama. Fatto sta, cioè fermo restando che io comunque do un'occhiata alla trama, però un buon 60-70% lo fa la copertina. Lo so che non si fa perché così si prendono anche delle fregature, però cerco di stare un po' attenta naturalmente. Però il fattore estetico ha un grande ascendente su di me. Quando poi io scelgo un libro, magari perché entro con l'intenzione di comprare un determinato libro, io non prenderò ovviamente un'edizione a caso, ma prenderò un'edizione che mi piace, che mi soddisfi esteticamente. Tra l'altro, sempre collegata a questa questione della copertina, c'è la questione delle copertine che abbiano l'immagine della locandina del film. Io le odio, non le sopporto, non le prendo mai. Ne avevo solo una che era Il silenzio degli innocenti, che è un libro della saga di Hannibal Lecter, ma era l'unico che l'avevo trovato a prezzo scontatissimo, mi ero lasciata tentare. So che a molte persone questo tipo di libri piace, ma perché dopo aver visto il film tratto dal libro e dedicandosi poi alla lettura del libro stesso, il libro diventa una sorta di gadget. Però è una cosa che su di me non ha molta presa, è anche un'operazione commerciale, ma se fosse per me questo tipo di libri non si venderebbero. Fatto numero 8. Come molte persone, io prediligo la fiction rispetto alla non fiction, cioè leggo più romanzi rispetto a saggi, o meglio, io praticamente leggo solo romanzi, ma perché saggi ne ho letti, ma più che altro per questione di studio, per l'università piuttosto che per il liceo, come in realtà è capitato a molte altre persone. Per la maggior parte la gente trova noiosi o troppo impegnativi i saggi, la gente legge soprattutto per intrattenersi e il romanzo si presta di più in questo senso rispetto al saggio. Ma quest'anno mi sono data un obiettivo, e cioè leggere più saggi. Ci sono tanti argomenti che meritano di essere approfonditi, che meritano di essere, conosciuti, e anche solo per cultura personale, e quindi a questo scopo ho deciso di dedicarmi maggiormente alla lettura di saggi. Ovviamente non arriverò mai al livello dei romanzi, però mi sono posta questo obiettivo. A questo proposito, qualche giorno fa, settimana scorsa mi pare che qualche giorno fa, ho comprato un saggio di sociologia e pedagogia che si chiama Dalla parte delle bambine, che è un saggio sull'istruzione delle bambine, su come nella società di oggi tendenzialmente l'istruzione valorizzi di più i maschi rispetto che le femmine. È un argomento che secondo me è interessante e insomma vedremo se questo libro mi piacerà. Comunque sono già sulla buona strada per realizzare questo mio proposito. Ok ragazzi, siamo addirittura d'arrivo, resistete, fatto numero 9. Fino a qualche tempo fa io ero il tipo di lettrice che non comprava libri nuovi e il tipo di lettrice che non buttava via libri, o meglio, non se ne liberava. Io ero una vera e propria accumulatrice di libri, tenevo anche i libri che non mi erano piaciuti, ma perché fisicamente provavo quasi dolore nel separarmi dei miei libri. Avevo un rapporto molto possessivo nei confronti dei miei libri e non concepivo di comprare un libro nuovo. Se lo dovevo comprare, a questo punto comprarlo significava averlo nuovo. E diciamo che per una questione di spazio da una parte, per quanto riguarda l'accumulazione dei libri, e dico di prezzo e di risparmio dall'altra, per quanto riguarda il fatto di comprare libri usati, ho cominciato a distaccarmi da queste mie abitudini e adesso non ho problemi a comprare libri usati, perché molti dei libri che ho adesso sono libri usati presi magari al libraccio o ai mercatini degli usati o
dell'usato o avuti tramite scambio, e veramente ho riconsiderato la cosa, anche perché ho visto che si riescono ad avere dei libri usati veramente messi benissimo, e mi fa effetto in qualche modo pensare che qualcuno ha letto e toccato questo libro. Lo trovo una cosa molto interessante. E ho anche venduto molti libri in cui non mi rispecchiavo più, o che semplicemente non mi erano piaciuti, come ho detto, per una questione di spazio, perché purtroppo la mia libreria non è infinita, ragazzi. Purtroppo facciamo conti con questo problema. Ultimo fatto libresco, ultimissimo fatto numero 10. Fino a qualche tempo fa io non ero una lettrice molto esigente. Vi spiego cosa voglio dire. Quando io giudicavo il libro, lo giudicavo soprattutto per il plot, quindi per la trama. Mi è piaciuto per questo, per non questo. Non ero molto tecnica, nel senso non guardavo a cose come le descrizioni, la caratterizzazione dei personaggi, il contesto, i dialoghi, cose del genere. Poi è successa una cosa, tra l'altro piuttosto di recente, che ha cambiato questo mio atteggiamento e la mia impostazione. L'estate scorsa ho letto un libro di tipo storico, una fiction storica, non mi ricordo l'autrice, ma il nome è La Rosa del Farmacista. Fa parte di una serie di libri dedicati a un certo Owen Archer, e sono un po' anche delle detective story, praticamente delle detective story ambientate nel Medioevo. Ho letto questo libro perché l'ho trovato a casa dei miei nonni. Vi ho detto che io durante l'estate vado a Bari e leggo molto i libri che trovo lì, nel senso me ne porto, ma per non appesantire troppo la valigia vedo un po' che cosa hanno lì al momento, perché comunque anche le mie zie leggono molto durante l'estate. E sono rimasta, ragazzi, sono rimasta scioccatissima. E praticamente le descrizioni erano inesistenti, cioè siamo in un romanzo ambientato nel Medioevo e non mi fai nessuna descrizione, non so, anche solo del contesto storico, delle città, insomma stiamo parlando di un'altra epoca, nulla, era praticamente tutto dialoghi. Per non parlare poi del fatto che doveva essere una detective story, quindi una specie di giallo, io non ho la mente di un giallista e non indovino mai chi è il colpevole, ma in quel caso ho capito chi fosse il colpevole dal primo capitolo. Cioè, veramente, per dirvi quanto fosse scontato come libro, insomma, è stata una lettura piuttosto scioccante, e da allora ho cominciato a fare molta attenzione alle descrizioni, a come erano fatte, e non so, alla struttura generale del romanzo. Non sono, diciamo, una editrice particolarmente raffinata, non mi posso certo definire una critica letteraria, però diciamo che il mio atteggiamento nei confronti della lettura e i miei criteri di valutazione sono cambiati, e questa in realtà la trovo una cosa positiva, perché comunque avere uno sguardo meno ingenuo sul libro la vedo come una crescita nel mio essere una lettrice. Poi spero che questo poi non mi faccia diventare alla lunga spuzzinosa, perché sennò rischio di non godermi più la lettura di un libro. Al momento non è successo, però comunque ci sono libri più di qualità e ci sono libri meno di qualità. Secondo me si può dire che esista questo tipo di distinzione, e in questo modo diciamo che riesco meglio a distinguere l'uno dall'altro. È una cosa che ci tenevo a dire, perché io mi guardavo intorno, le persone commentavano sempre i libri dal punto di vista tecnico e io non coglievo queste differenze, e adesso sono diventata un po' più brava in questo senso. Ok ragazzi, questo era l'ultimo fatto libresco che mi riguardasse. Fatemi sapere quali sono i vostri, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video. Spero di non essermi dilungata troppo, perché alla fine ho parlato molto a ruota libera, ma devo dire di quanto potesse durare questo video. E tra l'altro penso che lo scoprirò solo quando avrò montato il video. Vabbè, a parte questo, vi ricordo che mi trovate sui social, mi trovate su Goodreads come Naomi Mora Marco, mi trovate su Instagram come nao.mora94. Ancora una volta, per par condicio, vi segnalo che ho anche Facebook sempre come Naomi Mora Marco, ma non sono molto attiva in realtà lì, quindi vi rimando a Instagram e a Goodreads. Comunque vi linkerò sotto i link, vi metterò sotto i link dei miei profili. Tra l'altro l'altra volta mi sono dimenticata e farò ammenda mettendoli questa volta. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, se vi interessa, se vi va iscrivetevi al canale, date un'occhiata senza impegno naturalmente agli altri miei video. Io a questo punto direi di aver finito.
Quindi io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Un bacione e alla prossima. Ciao ciao!